ormai questo momento è diventato quasi una tradizione perché per quel che mi ricordo sono almeno 10 anni che si ripete puntualmente e come tutte le cose tradizionali è a rischio di essere un po' ripetitivo, compreso il discorso del preside. Fortuna che non so se ci sono solo il mio regista, spero di venire perché c'è il pericolo che si noti che io dico sempre le stesse cose, ma non posso non dire, non posso non ringraziare innanzitutto la parrocchia che ci ospita. Signore e signori, stasera noi di Prima Media vogliamo presentarvi una fiaba dal titolo Il Pro de Faux e la Principessa Corallina, genere che abbiamo affrontato durante l'anno scolastico. Il testo è stato tratto da uno spettacolo di burattini, ma qui nella nostra rappresentazione i burattini sono personaggi veri e alcuni di essi, con anche i rispettivi dialoghi, sono stati creati da noi alunni. L'azione si svolge in tempi assai antichi, quando i re portavano ancora la corona d'oro in testa e promettevano, in cambio di un atto di coraggio, la metà del loro regno. Nel primo atto, infatti, il re offre la metà dei suoi poteri e la mano della principessa Corallina, sua figlia, a colui che riuscirà a liberarla dalle grinfie del mago Capriccio. A questo appello si presentano la regia e due giovani che accettano l'impresa. Chi sarà il fortunato che riuscirà a liberare la principessa e a diventare successore del re? Certamente il cavaliere più coraggioso, colui che, come vedremo, riuscirà a superare tutte le tentazioni a cui verrà sottoposto, senza lasciarsi attrarre da esse, spinto soltanto dalla forza dell'amore. Un burattinaio accompagnerà lo spettatori a capire meglio i fatti che succederanno durante la rappresentazione. Signori e signore, bambini e bambine, qui comincia una storia d'amore e di coraggio. La storia della bella principessa Corallina e del Pro de Faux, principe travestito da sconosciuto cavaliere. Corallina è stata rapita da Mago Capriccio, che l'ha rinchiusa nel suo castello a Valleverde. Il re suo padre offre metà del suo regno e la mano della principessa a chi saprà liberarla. Molti principi e cavalieri hanno tentato la difficile impresa, ma inutilmente. Il re e la regina sono disperati quando ad un tratto vengono annunciati ed introdotti nella sala del trono altri due pretendenti, il principe Burbero dell'impero del Tubero e un cavaliere sconosciuto, detto il Pro de Faux. Prima passate avanti voi, principe Burbero. Voglio sperare che sarete infine voi a liberare la mia amata figliuola e a consolarci. Lo volesse il cielo! Siatene certo, maestà. Solo io sono in grado di liberare la principessa, essendo il più ricco e potente del mondo. L'impero del Tubero, che erediterò da mio padre, ha perfino dei tesori sotterranei, perciò rifiuto come ricompensa la metà del nostro regno, mentre accetto la mano della principessa. Come volete. Vi supplico, partite subito. Chissà come soffre la mia bella corallina, rinchiusa in un'orribile torre. Partirò al tramonto. Non c'è fretta, ma tornerò con la principessa. Parola di tubero. Il cielo vi assista, addio. Uscito il principe Burbero, il re si ricorda del secondo pretendente, che, alto e fiero, aspetta il suo turno. Ah, ci siete anche voi. Come vi chiamate? Non ricordo questo nome. Mi chiamano il Pro de Faux. Sono un cavaliere leale e coraggioso e non chiedo di liberare la principessa Corallina per ricondurla sana e salva alla reggia. Un semplice cavaliere senza titoli nobiliari. Spero proprio che sia il principe Burbero a liberare la principessa Corallina, anche perché risparmierei la metà del regno. Tuttavia, il dolore che siete invece voi, avrei un problema. Dovrei donare la mano della mia figliuola a un semplice cavaliere sconosciuto. Maestà, il vostro rango non limitava l'impresa a principi o baroni. E ricordatelo, parola di re è parola di re. Certo, parola di re è parola di re. Non vi impedisco di tentare anche voi l'impresa. Andate dunque. Se il donatore foste voi, manterrò la mia principessa. Vi ringrazio, maestà. Vi metto subito in viaggio.
Fo, il re e la regina si ritirano nei loro appartamenti. Intanto, senza seguito, armato solo della propria spada, in sella al suo focoso cavallo Baio, il Prode Fo galoppa a briglia sciolta verso una catena di monti che si profilano lontano all'orizzonte. Sono i Monti Capricciosi, ai confini del regno di Perlina, con le terre appartenenti al potente mago Capriccio. Il Prode Fo conosce per fama il mago rapitore, sa che egli non è cattivo e che ammira la lealtà e il coraggio, però ha un difetto, è capriccioso e a volte si diverte a creare imbrogli e situazioni imbarazzanti, oppure si diverte a far paura agli esseri umani per metterne alla prova il coraggio. Chissà per quale scopo ha rapito la principessa Corallina. Rinchiusa nella torre più alta del castello di Valleverde, Corallina è trattata con tutti i riguardi, mangia su piatti d'oro, servita da valletti invisibili e dorme su materassi e cuscini di seta, imbottiti di soffici piume. Le manca la libertà, è vero, ma il mago le ha detto che presto un principe leale e coraggioso verrà a liberarla. Così Corallina aspetta e sogna. Intanto, nel bosco degli incantesimi, il mago sta guardando nella sua grande sfera magica di cristallo per vedere che cosa succede fuori dal castello. Eccolo che arriva al galoppo, il cosiddetto Prode Fo. Io, però, conosco benissimo il suo vero nome. Egli è il principe Diamante del regno di Alicante. Bene, lo metto subito alla prova. Vediamo se è degno di una principessa bella e gentile come la principessa Corallina. Mago Capriccio invoca le quattro tentazioni, alle quali l'animo umano è più sensibile. Babacu, Babalu, Sarapadula, Oh, ricchezza! Tentalo tu! Salve, cavaliere! Dove stai andando? Sto andando a liberare la principessa Corallina, la prigioniera del nuovo capriccio. Fermati! Non andare! Rinuncia alla tua impresa! Scegli me! Io sono la ricchezza! E potrai trasformarti nel più ricco degli uomini. Avrai oro e argento in abbondanza, con cui potrai soddisfare ogni tuo desiderio. Abiterai in un fantastico castello, decorato con arazzi e pietre preziose. Monete d'oro regheranno la tua immagine e la perpetueranno nel corso dei secoli, per cui il tuo nome verrà ricordato e reso famoso per sempre. Ciò che il mio capriccio ha detto molto, ma non posso accettare. Ho fatto una promessa e devo mantenerla ad ogni costo. Sarei un vile se mi tirassi indietro. Come vuoi, bel cavaliere. Addio. Accipiglia! La tentazione della ricchezza non ha fatto esitare minimamente quel cavaliere. Egli continua a galoppare verso il castello. Vediamo però se saprà superare anche la seconda prova. Abracadabra, shu shu, elisir dell'eterna giovinezza, pensaci tu. Allora, vediamo un po'. Versiamo qualche goccia di mortalità. Una goccia di eterna giovinezza. Ma no, facciamo ancora. Delle gocce per allontanare il dolore e le malattie. Ed ecco, la pozione è fatta. Salve, bel cavaliere. Dove stai andando? Sto raggiungendo la mia amata per liberarla e renderla mia sposa. Ti prego, desisti dal tuo compito. Osserva questo vaso. Qui sono contenuti tutti i mali che affliggono l'umanità. Rinuncia a questo inutile viaggio e resta con me. Io ti darò l'eterna giovinezza e l'immortalità. Toglierò almeno di una di queste.
di malattie, la vecchiaia, la morte. Pensa, tu vivrai per sempre una vita piena di forza e di vigore. Tu non invecchierai mai, sarai sempre giovane. Rifletti, non è questo il più grande sogno dell'umanità? Io sono pronta a regalartelo se lo vuoi. Desidero che la trama giovinezza, non mi tentare. Io ho un compito da svolgere e sotto senza di me la mia madre è stata sempre prigioniera di quell'orribile mago. Non posso abbandonarla, non posso abbandonare il suo destino lasciandomi tentare da te, anche se quello che mi offri è molto. Ammiro la tua forza d'animo e mi inchino alla tua volontà. Quel cavaliere non si ferma. Qui ci vuole il potere, una tentazione molto forte per un principe come lui. Abracadabra, giù, giù, vai, ho potere, pensaci tu. Sempre più al castello, ma il mago non è ancora soddisfatto.
e vuole che il giovane superi un'altra prova, quella del terrore e della paura. A me, drago terrore e strega paura, fate la guardia, impedite a quel cavaliere che sta per giungere di entrare nel castello, costringendolo alla fuga. Tutti, siate allegri
sono felici. Tutto il mondo è felice. Ora sì, la commedia è finita. E viva l'amore, viva la vita. Nasce da lontano. Durante un laboratorio pomeridiano tenuto dalla nostra professoressa di lettere che si è protratto per alcuni mesi, abbiamo avvicinato scrittori che parlano delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Leggere Beppe Fenoglio, Nuto Ravelli, Franco Piccinelli è stato un mezzo per scoprire e riappropriarci delle nostre radici, per sentirci più vicini alla nostra terra. E dopo la lettura è venuta la creazione. È così che sono nati i testi poetici, tutti rigorosamente di nostra produzione, che raccontano la langa oggi e ripercorrono alcuni momenti della vita e della fatica di una volta. È stato un lavoro utile e interessante, che speriamo riesca a coinvolgervi emotivamente. I testi sono corredati da diapositive e musiche. Vi invitiamo a fare molto silenzio perché lo spettacolo è basato sulla parola, che non deve essere persa nel rumore. Buon divertimento. Ma mai saremo frati e invece andai e restai sender dal noi remissal voi andai come rossa la sua bocca.
che corre sull'aria e lo sguardo di un vecchio che non si è mai mosso dal suo paese e la mano callosa che ha solcato la terra e un paesaggio che non vuole essere né cambiato né domato e vuole rimanere così com'è, con tutto il suo fascino, come una donna bellissima e forte che non vuole essere guidata da nessuno. A chi mi piace pure il pibe che non fa sì, guardate si cavoi, una posta campo gioi, e se ancora ne vengi si piace pure il fare. Oh, cingur bel, ricata lo stati che per cingurì. Cingur bel, ricata lo stati che per cingurì. Voglia con te, di Roma, sui belle strature. Pronto? Ah sì, ti richiamo dopo perché adesso devo recitare una poesia. Landa, le tue colline sono soffici come il velluto, la tua forma ondeggiante ricorda il mare, la tua gente è un pezzo di storia, gente fedele alla propria terra come un cane al suo padrone. Landa, un paesaggio splendido che riporta il sorriso sul viso della gente. Le viti sui pendii sono sistemate così bene che sembrano toccate da un pettine, preciso e fermo come le mani dei contadini. Ed i miei che non sanno di avere un figlio che compone versi, ma mi vogliono bene come i campi alla pelle e dalla pioggia di stagione. Raro sarà che chi mi offende scampi dalle punte del forcone. Poveri genitori contadini, certo siete invecchiati ancor tenete, il Signore del cielo e gli arbitrini, genitori che mai non capirete. E oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Le case in pietra, semplici e decorose, erano un nido di famiglie numerose. Le mamme e le nonne, con i grembiuli neri, filavano canapa e lana, perse nei loro pensieri. Ritornavano con la mente alla giovinezza, a balli, canzoni, lavoro e scambetti. La fatica e il lavoro quotidiani rendevano ruvide le loro mani. 70 anni fa la vita era assai dura e per le malattie c'era poca cura. Le povere donne nel partorire correvano il rischio di morire. Se un bambino moriva, subito un altro lo sostituiva. Una croce numerosa era per la famiglia un'utile cosa. Edifica il povero paesano, che edifica di stazioni a cade tra l'unta. Cosa edifica il povero paesano, che edifica di stazioni a cade tra l'unta. Poter paese a mio padre fortuno, l'unica di Sassonia cari grazino, possa edificare il cane da turche, l'unica di Sassonia cari grazino, possa edificare il cane da turche. Il matrimonio era per lo più combinato ed il marito andava rispettato. Bastava la sera levargli i calzini, obbedire bisognava come burattini. La donna era poco considerata, doveva lavorare anche se addolorata. Faticava tutto il giorno con l'autorità della suocera intorno. Ubbidire e tacere non aveva potere. La vita della donna ora è cambiata, la sua posizione è più agiata. Una volta la prole
basta. Una pene due, di due pene tre, di tre pene per i tante, finché per si sbarde. Cosa lei purità, Maria, cos'è purità di voi? La fatica di una volta era molta, nessuna macchina, nessun trattore, si lavorava per molte ore. Fin da piccoli si lavorava duramente, ogni giorno nei campi, nelle vigne, pazientemente. Nella lanca dei mille colori, spesso i figli facevano servitori. I bambini al mercato venivano portati, scoprivano il mondo con occhi sgranati. I padri non avevano intenzione di comprare, ma di concludere con qualche padrone una sorta d'affare. Si sperava di vincere la malora, di migliorare di ora in ora. Aiutarsi era fondamentale per proteggersi dal male. In Langa molto è cambiato, il lavoro si è trasformato. Ora i suoi vini prestigiosi in tutto il mondo sono famosi. I tartufi pregiati e profumati dai buon gustai sono apprezzati. I contadini, con pazienza e attenzione, producono l'uva, la pesca ed il melone. C'è più cibo sul desco, il contadino parla anche il tedesco. Dal foggio.
Perché è simile a tante storie che abbiamo già conosciuto. Oltretutto, mentre la preparavamo, oltre ad aver imparato alcune cose sui mezzi per comunicare un messaggio importante agli altri, ci siamo pure divertiti,
e forse questo modo di affrontare i problemi con un po' di divertimento è il modo migliore per esorcizzare un problema, un pericolo che ci aspetta al varco e che di divertente non ha proprio niente. Vi auguriamo una buona visione ed un buon ascolto. Coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Gli hai sconfitto da vigliacco ogni giorno, io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu non vuoi più fare il disco distante, lo fai sempre in compagnia. Come sarebbe? Io? Come posso? Non te lo però prima.
padre, o si o cercando la frequenza, e poi sono venuto con i ragazzi per me. Siamo sicuri che sono già venuti? Sì, ma non sarà. Ma siamo proprio sicuri. Poi non c'è nessuno, figura. Quanto abbiamo accumulato? Ma io ho preso un televisore 14 pollici, di sicuro Marco ve lo valuta, 400.000. Io ho preso un videoregistratore, di sicuro 600.000. Io ho la macchina fotografica Nico, 400.000, sicuramente, ci posso mettere la mano sul fuoco. Io lo stereo Sony nuovo, 700.000 sicuro. Io ho preso una telecamera, gli avevo già portata una uguale, riesco a bucarmi 1.000.000. E beh, allora io posso aggiungere il braccialetto di mia madre, d'oro, 500.000. 3.400.000. Dai, pronto? Ciao Tiziano, sono Andrea. Noi vorremmo una roba. Sì, sette pacchetti. Siamo uno. Sette pacchetti di figurine. Sì, sì, dei cacciatori. Sì, quelle più colorate. Sì. No, i soldi non ce li abbiamo ancora. Ma però abbiamo il merce. Vieni qua, va, che ti attiamo. Ok, ciao. Ha detto che veniva qua. Guarda un po'. Guarda vedere. Oh, è appena fuori città. Sì. Guardate la strada. Sarà lui. Oh, guarda ciao. Chi è? Trovo io. Ciao. Dai, ho fatto proprio un bel lavoro, ho sentito per un momento che venivo qua. I soldi li avete? Beh, abbiamo solo... Abbiamo solo 100.000. Beh, vai, come al solito. Ma abbiamo la merce, abbiamo solo fatto il furto oggi pomeriggio. Ma è una volta che avete solo. Sapete che comunque se non li ho per domani, nei pasticci col campo ci vado io e non voi. Vabbè, sì, ma c'è anche io. Comprate gli affari. Ma ditemi un po', cosa avete rubato oggi? Ma io capito. Io dirò, sei tranquillo. Vabbè, adesso io vado dal cliente, vado dal cliente che hai i soldi. Gli hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, tu vigliacco inutile. E tu voli, tu sorridi soddisfatti ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitto di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei vuoti che riesci a vendermi. Voglio maledirti, raccolgo le forze per gridarti la rabbia che sola posso darti con l'anima a pezzi ormai. Voglio che ti resti il mio disprezzo come sola mia eredità. Soltanto la rabbia posso darti. Per i sogni che ha rubato la natura che ha corretto dei riventi. Ora vestita da compagna che si offre un verso per noi. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfianchi e te ne vai. Ma qua arriva. Voglio che ti resti il mio disprezzo come sola mia eredità. Soltanto la rabbia posso darti con l'anima pezzo.
Ma vuoi dire che siamo arrivati fino qua? Però poverino, senti, andiamo a vedere se in casa c'è tutto e non ci manca niente. Dai, vengo anch'io. Ma Sandra, non trovo più il mio portafoglio. Senti, lo sai che se sei pure sotto sbarro lo metti sempre nel cassetto. Qua va a guardare lì, io vado qua. Ah, eccolo, l'ho trovato. Ma mancano i miei soldi, avevo 100.000. Senti, a proposito di mancanza, hai mica visto il dolcetto dove mi hai regalato? Io non l'ho preso. Ma l'avevo lasciato in cucina. Oh, io non ho visto niente. No, che sia nostro figlio. Ma mi stanno venendo dei seri dubbi. Speriamo che non sia lui. Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Oh, Milena! Ciao! Hai visto la... Ma come? Non l'hai visto? No, sono qua. Ma noi è un bel pezzo che non lo vediamo. Ma io ieri pomeriggio. E noi è tutto il giorno. Ah, il tempo, anche il cellulare. Ma sì, ma non c'è nessuno, neanche gli amici. Vabbè, magari vado a trovare il solito posto. Vai, un istante in cui non reggo la mia solitudine, riempi la mia mente di quei vuoti che riesci a venderti. Voglio maledirti, raccolgo le forze per gridarti che rabbia che sono. Sandro, non l'ho trovato sul tuo posto. Ma come, non c'è? Non c'è, neanche gli amici non ci sono. Neanche gli amici? Nessuno. Ma dove sei andato mai a ficcare? Non so, dove posso andare? Poi sono andato... Pronto? Andrea? Ma dove sei? Ad Assi? Davanti alla stazione? Sì, ma cosa hai fatto? Dei problemi con la moto? Sì, ma che genere di problemi? Senti, non ti muovere di lì, noi arriviamo subito. Ma chi era? È Andrea, ha avuto dei seri problemi con la moto. Senti, vieni, andiamo qua. Ma non vedo io. No, no, lascia fare, aspettaci qua, andiamo noi. È una questione nostra. Voglio maledirti, raccolgo le forze per gridarti la rabbia che sola posso darti con l'anima a pezzi ormai. Voglio che ti resti il mio disprezzo come sola mia eredità. Pronto, Tiziano? Sì, hai visto Andrea? Sono Milena. No, non l'hanno più, sono andati per loro adesso ad Asti, i loro genitori. Sì? Ma l'ultima volta cosa gli hai dato? La solita roba, sei sicuro? Ma proprio sicuro sicuro? Guarda che se gli succede qualcosa io ti denuncio. No, no, non faccio cavolate. Vuoi venire qui? Sì, io sono dalla casa di Andrea, che lo aspetto. Vieni, vieni pure, vieni. Andrea, sei tu? No, sono io. Ah, vieni, Ciao. Ciao, cosa hai dato ad Andrea? Ho dato le solite robe, era solo un po' più forte, ma... Un po' più forte? Certo, me l'ha chiesto loro, Io sicuro? Non posso farci niente, sono sicuro, sì. E per pagarti? Sono andati a rubare, si chiamano soldi, non l'avevano di nuovo, per te. Appunto, perché non smetti di dargliela la roba? È il mio lavoro, non ci posso fare niente. Ma lo sai che vado a rubare, lo sapevi, vero? Certo che lo so. Ah, lo sai come faccio io invece di denuncia? No, non puoi denunciare, non posso. Thank you.
istante in cui non reggo la mia solitudine. Sì, la prima volta? Milena? Milena, su. Milena. Milena. Ma è morta. Milena. Ma senti Sandra, tu vai chiamare i genitori, io vado dalla polizia. Voglio che ci resti il mio disprezzo, perché è la mia eredità. Frutta Enrico, ciao, sono Andrea, ciao, qualcuno ha ucciso Milena, voi siete tutti lì, no, non so chi è stato, sono solo tutta colpa mia, l'ho coinvolta io in questo giro, l'ho uccisa io senza di lei non posso fare niente, io la faccio finita, addio, no, è inutile che venite qua, addio, io la faccio finita. Forse per gridarti la rabbia che sola posso darti con l'anima a pezzi ormai. Voglio che ti resti il mio disprezzo come sola mia eredità. Soltanto la rabbia posso darti con l'anima a pezzi ormai. Voglio che ti resti il mio disprezzo come sola mia eredità. Andrea! Milena! Anche tu! Scusate, un attimo! Andrea! Devo controllare le vostre generalità. Agente, prende i suoi dati. Ritorno indietro, più figliacco inutile. E tu voli, tu sorridi soddisfatte ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei vuoti che riesci a prendermi. Voglio maledirti, raccolgo le forze per gridarti la rabbia che sola posso darti con l'anima a pezzi ormai. Voglio che ti resti il mio disprezzo come sola mia eredità. Soltanto la rabbia posso darti con l'anima a pezzi ormai. Vuoi sapere qualcosa? Qualcosa? Io devo dirvi tu. Oh, senti, no, no, fermi, fermi, sì, fermi. Io non ne posso più, devo dirvi tutto. Oh, stai zitto. Cos'è che deve dirmi lei? Cos'è? No, ma se l'hai inventato adesso. Non niente. Forza, puntate rosso. Dai, sai punti nella zona, siamo stati noi a farlo. Nell'ultimo punto io ho preso un televisore. Io lo so. Io ho una macchina fotografica. Io una telecamera. Io un videoregistratore. E chi sarebbe lo spacciatore? Oh. Tiziano Furlan. Già noto. Ma
Marco Rigamonti. E poi telefoni al comando perché le mandino due pattuglie ad arrestarmi. Pronto, guardia. Sono il sergente Di Marco. Ho bisogno di due mandati di arresto per Furlan Tiziano e Marco Rigamonti. Ok? Ciao. Pronto il commissariato? Sono il sergente Di Marco. Mandate immediatamente due pattuglie ad arrestare Tiziano Furlan e Mario Rigamonti. D'accordo? Ciao. Forza, forza, seguitemi in questura.